Un uomo seguito per mesi dallo Slenderman è caduto in un coma profondo grazie a Slender. Intrappolato nella sua mente, è stato portato nel posto più caro, ovvero la casa della sua infanzia, ma non è da solo perché lo Slenderman l'ha seguito. Puoi trovare abbastanza mementos della sua infanzia per spezzare il coma, o lui ti ucciderà nella tua mente, intrappolandoti nella ombra eterna? Questa intro, ragazzi, è della nuova versione di Slender, ovvero Mansion, o Mansion, come la volete chiamare. Quindi, ciao a tutti ragazzi e benvenuti per questo nuovo gameplay di Slender, qui col vostro Vale93ba. Allora, come avete potuto leggere, vestiamo i panni di un uomo che è stato intrappolato nella propria mente perché era seguito da... Oh, 12? Ok. Era stato intrappolato nella propria mente perché per mesi è stato seguito dallo Slenderman e si è sentito male, tanto male da finire in coma. E adesso o esce dal coma o Slender lo ammazza nella sua mente. Fantastico. E non so nemmeno come cavolo possono essere questi mementos che... Ehi, che cazzo, una saponetta? Una saponetta? Credevo che i mementos fossero degli oggetti che riportavano alla luce dei ricordi dell'infanzia. Quindi una saponetta, che razza di ricordo dell'infanzia può essere per un bambino? Che infanzia di... Una padella? Really? Una padella? Cos'è, da piccolo la gente ti... ti forzava a mangiare saponette dandoti colpi di padelle in testa? Wow! Ok. E questa cos'è, la cantina? La cantina? No! C'è bisogno di una chiave? Dove cazzo la trovo, mo, la chiave? Ok, questo nuovo gioco di Slender sembra molto più complicato. Oh, una chiave! Fantastico. Ok, facciamo che andiamo dopo a controllarvi, va ragazzi? Adesso troviamo gli altri mementos, cioè gli altri oggetti. Il telefono, le bottiglie? No. Il mobiletto magari un oggetto dell'infanzia? No. Una saponetta sì, ma una radio no. Va bene. Questa è discriminazione, sapete? Ok. Vediamo cos'altro potrebbe starci. Non lo so. Chissà se stavolta hanno finalmente cambiato il modello di Slender. Slendy. È arrivato persino nella mia mente. Che poi, tra l'altro, la casa dell'infanzia del tizio che stiamo comandando è molto simile alla mia casa su Minecraft, che ho fatto vedere nell'unico video di Minecraft che ho fatto nel tempo. Solamente che non c'è la statua all'entrata, ma c'è un tavolino. Per il resto è molto molto simile, perché ci sono zone che portano in basso e zone invece che portano in piani superiori, come questo. E ti prego, dimmi che la chiave serve ad aprire qua. No! Ok, sono stato... Slender! Ha imparato a... Oh! Ha imparato a fluttuare nell'aria. Chi ti credi di essere, Goku? Non sei Goku, e perché questo adesso ce l'affanno come un facocero? Oh, ciao Slender, ti stai godendo la vista da là sopra? Che poi... Sbaglio, hanno veramente cambiato il modello di Slender. Adesso sembra Jack Skeleton. Sei tu, Jack? Il protagonista di A Nightmare Before Christmas? Mi è sembrato così a una prima occhiata. Oh, un biscotto! Un memento perfetto in effetti per un bambino. Amore, ci sono le gocciole! Le gocciole, no! Anzi, le gocciole, sì! Ok, questo lungo corridoio non mi piace. Cosa abbiamo qui? Una caldaia? È un memento la caldaia? È un me... Che cazzo è? Una scarpa? Un telefonino, no? È che stavolta devo trovarne 12 di cosi, eh? Non sono più 8, la cosa si fa molto più difficile. Si sviluppa anche su più piani la mappa, quindi... Wow! Ottimo! Ma poi mi chiedo, ma quanto cazzo è grande la villa di famiglia? Quanti eravate in famiglia? 50? Eravate come Angelina Jolie e Brad Pitt? Che
in ogni paese vanno, non si prendono un souvenir come tutte le persone normali, ma dei bambini? Oh, un bagno anche in cantina, giusto. E questo? Cos'è, una PlayStation 2? Slender? Bella infanzia comunque. Insomma, è passata una bella infanzia con la Play 2, dai. Un'altra chiave, ottimo. Perché Slendy mi fai questo? Slender è uno che pratica il free hugs. Vale, vieni a dormire con me. Io ho paura dei fulmini. Ho tanta paura dei fulmini. Vieni a dormire con me. No, Slendy, mi spiace. Per me il sonno è sacro. Io non posso dormire con qualcun altro solo perché ci sono i tuoni fuori. E poi quante cazzo di caldaie? Cosa sono? Un tecnico della caldaia? Buongiorno, casa Slender. Sono il tecnico che avete chiamato. Ok. La tensione è palpabile. Cazzo di caldaie. Fanculo. Qui cosa c'è? Non mi ricordavo di questo. Oh, un orologio a cucù che sbrilluccica. Oh beh, era un ottimo... Ma... Slender, fottuto stronzo. Tu e i tuoi tentacoli, prima o poi me la pagherete. Che cazzo... Ah, è giusto. Stava in coma il personaggio, quindi ora facciamo yes, perché mi dispiace. Elettrocardiogramma piatto proprio. Slendy. Dai, Vale, vieni a dormire con me. Dobbiamo coccolarci con questi fulmini fuori. No, Slender, vattene. Ho detto di no. Mansion. Ah, fottutamente difficile. Va bene. Posso farcela. Posso farcela. Questa dovrebbe essere l'uscita. Ah, non avevo notato, ci sono di nuovo i glow sticks che con la barra spaziatrice butto giù. Poi non so se i mementos cambiano ogni volta o sono sempre quelli. Perché le pagine di diario andavano un po' dovunque, erano generate così a caso. I mementos non saprei. Ehi, aspetta, ma quel quadro era un fottuto memento. Cazzo, non l'avevo mai notato. Ok, allora. Bottiglie di vino? Certo, sarebbe stata un'infanzia felicissima con le bottiglie di vino, in effetti. Ok, qui non c'è nulla. Ma... qui? Aspetta, ma... non c'è una chiave lì? Oh, tutti stronzi. Lo sapevo. Le chiavi si generano in maniera così a random. Fanculo. Tu hai la porta da sbloccare. Mi ricordavo molto bene che nella camera qua a fianco c'era la chiave. Ah. Va bene. Va bene, Slendy. Dai, Vale. Vieni a farmi compagnia nel letto. No! Ti picchio con la padella che ho appena preso. Capito, Slendy? Ok. Inizio... Ok, nemmeno lì c'è una chiave. Un telefono? No. Biscotti! Questo memento non credo che durerà a lungo con me. Esatto, me lo mangio. Buono. Cos'era, tuo Slendy? Non più! Sono io quello perfido e Slender? Non mi ricordo. Ok, una chiave qui, gentilmente. Caldaia, aiutami. Ok, no. Questa mappa è molto più difficile di quanto potessi... Era lui! L'ho visto! Giuro di averlo visto, era lì sul letto! Lo giuro! Dove avevo trovato il biscotto? Forse voleva trovare anche lui il biscotto. Ha detto: dove cazzo è il mio biscotto? Oh, aspetta, la saponetta. Giusto. Ok.
Che infanzia felice con la saponetta. In genere non sono il tipo che ha paura dei fulmini, anzi, mi piacciono. Però in questa circostanza direi che non è proprio il caso. Ce l'ho la chiave? No, non ce l'ho la chiave. Ok. Slendy, non hai rubato tu la chiave per vendicarti del fatto che t'ho fregato il biscotto, vero? Ok, lo prendo come un no. Sto girando in tondo, cazzo. Alla ricerca della chiave perduta. Ah, ma quanti eravamo in famiglia? Toglietemi questa curiosità, mamma e papà, se ci siete. Quanti eravamo per fare una casa così, sviluppata su più piani e piena zeppa di camere da letto? Cos'è, la casa dei terremotati d'Abruzzo? Non dovrei scherzare sopra queste cose, ragazzi. Scusate, ogni tanto mi viene dell'umor nero. Ok, altre due camere da letto, senza il minimo memento. Ma perché? Why? Ok, Slendy. Se adesso non trovo velocemente un altro memento, mi do all'alcol. Visto che questa casa è piena di due cose, letti e bottiglie. Devo trovare il modo di tornarmene indietro nell'atrio. Magari se passo dal bagno. Bagno enorme, tra parentesi. No, mi sa che... sto girando intorno. Non è che si è spawnata una chiave da questa parte? No, fanculo. Ok, proviamo a ritornare di qui. Sì! Ho ritrovato l'atrio. Genius, Vale! Ok. Andiamo ai piani superiori. Non mi ricordo se c'era solo una stanza che portava sopra. Oppure effettivamente... No, ok, c'è solo la stanza che porta al piano di sopra, giusto? Sì. Vabbè, giusto per curiosità, proviamo a cliccare, che magari una chiave l'ho presa ma non me ne sono accorto. No, il cazzo. Slendy? Perché hai preso il costume di Jack Skeleton, Slendy? Perché l'hai fatto? Non siamo nemmeno a carnevale. E perché la mia testa è così... Ah. Ti prego, non fare il facocero in vacanza alle Hawaii in alta stagione estiva. Nemmeno avesse corso per 10 chilometri. Ma... Ok, siamo di nuovo qui alla ricerca di una chiave. E ripeto, di una chiave. Se la trovassi... da qualche parte potrei almeno provare ad andarmene giù. Che poi ci sono due entrate giù o sono due parti differenti? Boh, non l'ho capito. Ehi là, nessuno ha visto una chiave in questa mansion di merda? No? Mi sento solo. La solitudine. Ah! Slender, no, rimani lì, ti prego, non muoverti. Fai bene ad avere l'ansia, amico mio. Slender stavolta era veramente nel letto. Vale, ti supplico, io ho paura dei fulmini. Slender, no! Non mi va. Non mi va, non sei nemmeno carina come ragazza. Ammesso che tu lo sia. Non hai nemmeno una faccina. Fatti prestare gli occhi, il naso e la bocca da quel tizio di Toy Story, Mr. Potato. Che figata. Benvenuta così, al momento. Ok, se saliamo... Assolutamente no, non ne vale nemmeno la pena. Slender, che fai? Mi aspetti lì? Ok, no. No, 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 Vale. Calma, con molta calma. Adesso tranquillo che magari sul piano no. Troveremo quei fottuti memento.
Ma perché? Perché? Io volevo trovare semplicemente una chiave. Perché mi vietate persino quello? Oh. Magari negli armadi. No, ho già visto che non si possono. Ah! 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 Chiave! Chiave! Ok, fantastico. Adesso corriamo. Sì, qua sotto, qua sotto, qua sotto. Corriamo alla porta più vicina e proviamo questa fottuta chiave. Ti supplico, fai che funzioni. No! Perché ho scoperto che c'è anche la possibilità di spegnere e accendere la luce. Ma mi sto fottutamente cagando addosso con la luce spenta, quindi la terrò sempre accesa. E ripeto, sempre accesa. Ah, tanto non mi dà nessun beneficio spegnerla. Lo Slender comunque si presenta a casa. Ehi là. Ok, devo trovare l'altra entrata per andare giù. E se nel frattempo dovessi trovare l'altra chiave, beh, ben venga. Sempre utilissima. Porca puttana! Sto girando in tondo! Come si fa? Come si fa? Non è che magari adesso si apre? No, ovviamente. Sono io cretino che pensavo che le entrate fossero uguali. Perché non mi ricordo assolutamente dov'è l'altra. Non me lo ricordo, diavolo. Ah, devo grattarmi il naso, ma non posso fermarmi. Altrimenti Slender mi prende. E se mi prende con quei suoi tentacoloni, poi ho visto troppi hentai per vedere come va a finire! Perché? Perché il mouse mi fa questi scherzi di spegnere e accendere la luce così a cavolo? Eh? Non è una cosa divertente, sapete? O almeno per me non lo è per nulla. Forse per Slender sì, ma non me ne accorgo perché non ha faccia. Aiuto. Qualcuno mi dia una mappa. Questa non è casa mia. Slendy. Why you no stay calm? Why you no stay, Slender? Magari è la chiave per andare su. Sì. Mi sono svenato per trovare la porta per scendere. Ancora bagni? Al piano di sopra lo posso capire, ma giù in cantina perché hanno dei bagni? Oh, ehi, ci sono anche i balconi qua. Fico. Aspetta, è quello che. Che cazzo è? Un peluche a forma di. Di pollo? Upala! Ok, adesso mi ritrovo Slender che mi saluta. Ciao, Vale. Aspetta, è questo quadro? È un altro memento, figata. Un pollo! Ci piacciono i polli! Un orsacchiotto! Bello, c'ha l'allegra fattoria in peluche il protagonista. Un pollo! Il peluche preferito di Richard Benson. Un pollo! Qui che abbiamo? Assolutamente nulla. Ok, fico. E non posso nemmeno scendere da quella parte. Wow. Ero convinto che fosse la testa di Slender, invece era solamente una lampadina bianca. Che poi in effetti Slender adesso si riconosce dalla testa e dalle mani, che sono bianchissime. Oh, ecco, un'altra chiave. Ci sta. E cos'era il brivido che mi ha percorso la schiena in questo preciso momento? Sarà stato questione di un attimo così, di sbandamento, ecco. Non sta arrivando Slendy, vero? Lui era ai piani inferiori. Qua non può venire, vero? Perché Vale? Perché ti fai del male giocando a questi giochi? Perché? Vale, vieni a letto a farmi compagnia con questi tuoni. No! Il meme. No!
Ok, abbiamo trovato una seconda chiave, quindi forse possiamo scendere in una di quelle cose. Quanto cazzo dura la tempesta? Non so nemmeno io da quanto tempo sto in questa casa e continua a piovere a dirotto. Fanculo. Eccoci. Eccoci. Scendiamo. Ti prego, ti prego, ti prego. Sì. Sì. Genius, Vale. Strikes again. Allora, se non sbaglio qui. No, uno scatolone, un memento. Dov'è? Non lo vedo nemmeno. Dov'è cazzo? Non lo voglio nemmeno scoprire. Slendy? Ah, mi prendo la PS2, Slendy. Anch'io ci ho passato l'infanzia con la PS2. Tu tranquillo, stattene per i fatti tuoi. Mi spiace, Slender H, Jack Skeleton. Purtroppo. Finiamola qui. Non ho più intenzione di continuare per oggi. Perché, come sapete, farò tutti i giochi di Slenderman Shadow che usciranno. Quindi, questo era Mansion. Quindi, ragazzi, non posso che salutarvi. Ricordate di mettere mi piace, commentare e mettere i preferiti se volete perché mi aiuta tanto. Iscrivetevi se vi va e un ciao dal vostro Vale93 Bar. Ciao!